sera è Imbolc. Sappiamo che Imbolc, così come Lammas, Samhain e Beltane, sono le quattro cosiddette porte cosmiche intermedie. Quindi il 1 febbraio, il 1 maggio, il 1 novembre e il 1 agosto sono le quattro porte, quelle che si incastrano a metà tra solstizio ed equinozi. Ma i veri portali sono i solstizi e gli equinozi. Gli altri quattro diciamo che sono dei sottoportali, perché a livello cosmico non sono segnati da movimenti particolari, opposizioni particolari della Terra rispetto al Sole o rispetto ai pianeti, come invece accade nei solstizi e negli equinozi. Di fatto, come siano stati calcolati la prima volta gli equinozi e i solstizi, ce lo suggerisce Jean Howell, l'autrice della famosa saga che io cito spesso, Ai ai figli della Terra, che ha ricostruito in 6 volumi enormi, proprio scritto un'enciclopedia del Paleolitico in forma di romanzo. Io tutte le volte dico, se potete procurarvi qualcuno di quei romanzi, sono veramente stupendi, anche usati, anzi solo usati perché non li stampano più, che cominciano con il clan dell'Orso delle Caverne e poi proseguono con altri 6 romanzi. In questi romanzi l'autrice, dopo aver visitato tutte le grotte qui in Europa, anche nella zona dove sono io in questo momento, cioè Andaluse, Pirenei e tutta la zona dei Pirenei spagnoli e francesi, e dopo aver studiato paleobotanica, paleozootecnia, insomma tutto quello che poteva studiare per mettere insieme delle idee su come potevano vivere nel Paleolitico, ha scritto questi romanzi che inizialmente sono stati definiti fantasy, poi adesso finalmente sono stati classificati come romanzi storici. Aspetta, come la chiamano? Scienza fiction, una cosa del genere. Cioè una fiction ma scientifica, con fondamenti, con basi scientifiche. E nell'ultimo romanzo di questo ciclo di 6 o 7, non ricordo esattamente, che prende pretesto, segue la storia di Ayla, di questa giovane donna originaria della Crimea. Sapete dov'è la Crimea? È quel pezzo di terra che si incanala dentro il Mar Morto, sotto all'Ucraina, mi sembra che sia. Un pezzo dell'Ucraina. Comunque è diciamo, un appendice dell'ex Unione Sovietica che si incanala dentro nel Mar Caspio. Sorry, non ricordo esattamente, Morto Caspio, comunque da quelle parti lì. E lei è originaria, Ayla, di quel luogo, se volete proprio ve lo potete andare a cercare, ma non è importante, comunque diciamo che è asiatica di origini. Le succedono tutta una serie di cose, per cui per la prima volta lei alleva un cavallo, per la prima volta lei alleva un cane, per la prima volta lei coltiva degli alimenti, per la prima volta lei caccia come donna, visto che alle donne era proibito, quindi lei caccia, fa tutta una serie di cose per la prima volta, perché la tesi di Howell, dell'autrice, è che siano state le donne comunque a creare la civiltà e non gli uomini. Dalla Crimea, lei all'inizio si sposta da sola, deve scappare dal clan dove era stata accolta, perché era diversa, lei era una Cro-Magnon che era scampata a un disastro, a un terremoto, quindi era rimasta senza famiglia e sopravvive perché viene praticamente adottata da una donna medicina Neanderthal che, al di là del suo aspetto, i Neanderthal erano piccolini, avevano aspetto di scimmie, mentre i Cro-Magnon sono i sapiens, no? Quindi sono già più alti, hanno l'aspetto più simile al nostro. Quindi, nonostante la differenza di aspetto, questa donna medicina Neanderthal l'adotta, la porta con sé e le salva la vita. Ma per tutta la durata, fino ai 14-15 anni, questa Ayla
che rimane nel clan dell'orso delle caverne, appunto nel clan dei Neanderthal, viene presa di mira da quello che poi diventerà il capo della caverna perché è fisicamente diversa, perché si ribella, perché non vuole sottostare alle regole della caverna e come tutte coloro che inventano delle cose nuove deve essere per forza una ribelle, perché senza ribellione non c'è mai novità, no? E questo ci sia di insegnamento, sia un ottimo monito a tutti noi qui presenti, a tutte noi presenti stasera. E quindi Ayla è costretta a scappare nel momento in cui questo giovane uomo che la perseguita da sempre in maniera anche pesante, diventa il capo effettivo, cioè muore il vecchio capo e diventa capo suo figlio, che è questo Brood, che si presume continuerà a perseguitarla in maniera sempre più pesante fino veramente ad ucciderla. E quindi lei è costretta a scappare. E da questa sua fuga nasce praticamente la sua vera vita, perché lei in questo modo va incontro, le ultime parole che le dice la donna medicina che l'aveva adottata sono: vai a cercare i tuoi, la gente alta, vai a cercare la gente alta, tu non sei dei nostri, vai a cercare i tuoi. E le dice la direzione in cui andare, vai nella direzione in cui muore il sole, cioè verso ovest. Quindi lei Ayla parte e insomma dopo una serie di vicissitudini incontra un uomo della sua razza, che poi diventerà suo compagno, che era partito per fare un viaggio andando verso est, invece, quindi andando alla ricerca di dove nasce il sole. E per seguire quest'uomo, Ayla arriva, attraversano tutta l'Europa a piedi, a cavallo anzi, perché nel frattempo Ayla aveva addomesticato un cavallo e il figlio di questa cavalla, della cavalla che lei aveva addomesticato, viene addomesticato dal suo compagno. Quindi sono i primi esseri viventi che usano i cavalli come cavalcature e attraversano tutta l'Europa facendo vari incontri fino a che, qua ve la sto ovviamente facendo molto molto breve perché immaginate 6 volumi da 600 pagine ciascuno, quindi è una vera e propria enciclopedia, fino a che arrivano nella caverna nativa del suo compagno che si chiama Jondalar, che è nei Pirenei, io mi sono fatta l'idea che sia più o meno alla Spo, nella zona di Lascaux, nei Pirenei francesi, e lì Ayla entra per la prima volta nelle caverne dipinte, infatti l'ultimo volume si chiama La Terra delle Caverne Dipinte, e in una delle mappe che l'autrice mette all'inizio del quinto volume, mi sembra, ci sono tutti i ritrovamenti delle statuette con l'immagine della Grande Madre che sono state trovate da Maria Gimbutas, quindi la Jean M. Howell si ispira dichiaratamente a Maria Gimbutas e a tutti i ritrovamenti che lei ha fatto. Quindi per me questa serie di romanzi è stata una scuola, è stato imparare delle cose che l'autrice ci butta lì, no? Come fossero un'invenzione, ma che secondo me invece sono realmente fondate in parte sui suoi studi e sulle sue scoperte, in parte, secondo me, come al solito, i risvegli di memorie cellulari, perché alcuni dettagli possono essere dettati soltanto dal ricordarsi, cioè da chi ha vissuto in quel contesto e si ricorda, un po' così come io mi sono ricordata a 5 anni di come doveva essere l'economia del dono senza averla mai vista, né letta né studiata. E poi a un certo punto per scrivere il libro mi sono accorta che Tommaso Campanella ne parlava, che Francis Bacon ne parlava, tutti gli utopisti ne parlavano nella stessa maniera in cui ne parlavo io, inclusa Rosa Luxemburg. Quindi sono risvegli di memorie che alcune donne hanno, si ricordano perché ci sono vissute, ci sono state lì. E questo secondo me è il caso dell'autrice della saga di Ayla. In sostanza, quando Ayla arriva al termine di questo lunghissimo viaggio che mi sembra ci vogliono 2 anni per percorrere tutta quella lunghissima tratta di strada, lei viene presa come apprendista dalla sciamana della caverna, perché questa sciamana si rende conto che Ayla ha delle proprietà, delle virtù, delle conoscenze erboristiche che le vengono dall'insegnamento della donna medicina Neanderthal, che sono molto utili ai Cro-Magnon, che i Cro-Magnon non avevano, non sapevano. Questo perché i Neanderthal avevano un collegamento tra i loro cervelli, una sorta di entanglement, per cui si potevano collegare a livello cerebrale con le memorie passate di tutta la razza, senza bisogno di fare esperienza, cioè attingevano attraverso il collegamento cerebrale
a questa sorta di archivio, di Akasha, diciamo, senza bisogno di esperire, come invece dobbiamo fare noi Cro-Magnon, noi Sapiens. E quindi la sciamana si rende conto che questa conoscenza incredibile delle erbe, dei rimedi che ha Ayla, che ha preso dai Neanderthal, può servire moltissimo ai clan Cro-Magnon, alle taverne Cro-Magnon, e quindi le chiede di diventare sua apprendista. E arrivo al dunque, per poter diventare a tutti gli effetti sciamana, Ayla deve passare una notte intera, un anno intero, osservando ogni notte il calare del sole, il sorgere della luna e poi il calare della luna e il sorgere del sole. Cioè, deve tenere il computo per 365, per un intero ciclo solare di dove si alza e dove si abbassa il sole e la luna, e lo deve segnare. E questo perché la sciamana capo, diciamo, si deve rendere conto se l'apprendista è in grado di scoprire da sola la questione degli equinozi e dei solstizi, cioè non le viene insegnato, ci deve arrivare da sola, deve arrivare a capire da sola che ci sono 2 giorni dell'anno in cui il giorno e la notte sono lunghi uguali, un giorno in cui la notte è più lunga in assoluto di tutte le altre, e un giorno in cui il giorno è più lungo. Quindi, questo lungo discorso, naturalmente Ayla supera la prova, diventa sciamana e tutto questo discorso ve l'ho fatto perché, visto che oggi è Imbolc, dico vediamo un po' come potrebbe essere effettivamente nata nel Paleolitico, perché tutta la serie di romanzi di Ayla è ambientata nel Paleolitico, non nel Neolitico, quindi c'erano ancora i Neanderthal, che erano già scomparsi nel Neolitico, erano già estinti. Come hanno fatto a scoprire, no, la questione degli equinozi e dei solstizi, che sono i 4 momenti cosmici che è possibile realmente osservare, no, nella mappa celeste, perché gli altri 4, diciamo, interportali, quelli intermedi, non sono visibili sulla mappa del cielo, sono stati creati. Probabilmente per spezzare, io credo, per spezzare, no? Per non rendere troppo lungo lo spazio tra una celebrazione e l'altra. In una società teocratica dove si celebrava tutto quanto, perché tutto era sacro, servivano, secondo me, dei momenti intermedi, all'origine, alla base di tutto, sono stati creati dei momenti intermedi, perché questi 4 portali, il 1° febbraio, il 1° maggio, il 1° novembre, il 1° agosto e il 1° novembre sono proprio a metà dei trimestri che segnano invece i solstizi e gli equinozi. Per cui inizialmente è stata proprio un'osservazione con gli occhi. Chiudiamo gli occhi e immaginiamo di entrare in un alloggio di quelli che abbiamo visto la volta scorsa a Scarabrae, ricordate, in quelle belle capannucce che sembrano quelle degli Hobbit, quelle case scavate per metà nella pietra, per metà nella terra, con il fuoco al centro, il focolare al centro, e veniamo a conoscere come vivevano le donne in queste società neolitiche matrifocali. Le donne ancora mestruate e le donne non più mestruate Grazie. avevano ruoli diversi, ma Grazie. complementari. Le donne ancora mestruate erano coloro che garantivano la produzione, passatemi la parola, la creazione, diciamo la generazione, ecco, di nuovi corpi nei quali potessero incarnarsi le anime del clan che se n'erano andate, le anime degli antenati appartenenti al clan che avevano lasciato il corpo. Di generare corpi e contemporaneamente di creare le ceramiche. Creare la ceramica era un'azione, una sorta di azione rituale che ricordava quella del partorire, del generare, della gestazione e del parto, sia creare le ceramiche sia impastare il pane. Tutto quello che veniva messo nel forno era sacro e veniva fatto in modo rituale, perché il pane nel forno era come il bimbo, la bimba nel ventre. Quindi era un'attività che svolgevano le donne fertili perché era in risonanza con la gestazione, con la riproduzione.
fisica, con il creare proprio questi nuovi corpi in maniera che le anime del clan potessero ritornare nel clan, potessero tornare a vivere le stesse anime con corpi nuovi. Un concetto che a me sembra talmente ovvio, talmente logico, talmente ecosostenibile, se mi è permessa questa parola, nel senso che nulla andava sprecato, come sempre, tutto ritornava. Dovete sapere che le ceramiche che preparavano queste donne erano, più si risale indietro con i millenni, più queste ceramiche erano splendide, meravigliose. Io le ho viste in vari musei, le ho viste a Yerevan, nel museo archeologico in Armenia, Yerevan è la capitale dell'Armenia, le ho viste a Creta, le ho viste in Romania, le ho viste in Bulgaria e più sono antiche, più sono belle, perché è come se con le invasioni patriarcali, con l'inizio della cultura della guerra e dello sterminio, tutto ciò che era bello, prezioso, artistico, delicato, fosse stato rovinato. Di fatto le ceramiche che risalgono all'epoca dove già sono avvenute le invasioni da parte dei guerrieri indoeuropei, sono brutte, sono grezze, sono esclusivamente destinate a contenere delle sostanze, non sono decorate, non sono lisciate, non sono fatte con materiali preziosi, mentre le ceramiche, ma anche soltanto le ampolline, cioè io a Creta ho visto delle ampolline che erano di una bellezza sottilissime, ricavate nell'alabastro. Decorate con delle decorazioni, perdonate la ripetizione, di una eleganza, di una leggiadria, di un gusto spettacolare. Decorazioni che ovviamente erano i simboli sacri della dea, quindi stiamo parlando di spirali, stiamo parlando di chevron, stiamo parlando il simbolo dell'acqua, quindi la M ripetuta, cioè la serie di M che si attaccavano in fondo alle gambe, creavano il movimento dell'acqua e così tutti gli altri segni, il labris, tutti gli altri simboli sacri che, ciao Ida, benvenuta, tutti gli altri simboli sacri che appartengono a quel periodo. Venivano messi sulle ceramiche perché anche le ceramiche. Ciao Bella, benvenuta. Perché anche le ceramiche, fare ceramica, preparare le ceramiche, era considerato un atto sacro. Era impastare e mettere in forno qualcosa di tondeggiante che mimava, che riproduceva la gestazione e il parto. Il forno era paragonato all'utero. Sappiamo che tutta la vita quotidiana era sacra. Sappiamo, e l'abbiamo già detto, che non esisteva un tempio, un luogo preposto alle attività sacre e come siamo abituati noi, che c'è la chiesa, la sinagoga, il tempio, o la stupa, no? E lì tutte le case erano sacre, non c'erano sacerdotesse, tutte le donne erano sacerdotesse della madre, ogni casa, ogni alloggio era un tempio della dea, perché in ogni casa c'era un focolare e dove c'era il focolare, le donne fertili che erano rappresentanti della dea nel suo aspetto di madre. E infornavano le ceramiche e infornavano il pane, quindi ogni volta che questo veniva fatto, loro stavano celebrando la dea e celebrando la nascita. E negli stessi alloggi vivevano le donne anziane, le nonne, le zie, le donne non più mestruate, che erano ugualmente importanti perché erano le rappresentanti della dea nel suo aspetto di anziana, quindi di dea avvoltoio. Ed è per questo che noi stasera mediteremo a Karawunj, che come avete visto dalle foto ha un cerchio di pietre, un cairn, cioè una collina artificiale all'interno della quale è stato creato un dolmen, un enorme utero di pietre fatto di megaliti, intorno a questo cairn un cerchio di pietre e lateralmente due ali, cioè due file di monoliti, di steli che ricordavano e mimavano e ricordano e mimano il movimento delle ali. Io sono stata a Karawunj, ci sono arrivata una sera al tramonto, ero da sola, completamente da sola, di fronte
c'era l'Ararat, io, cioè, vi posso assicurare che mi si sono piegate le gambe. Io mai nella mia vita mi sono trovata in un luogo così tanto sacro. Sì, un'altra volta a Callanish, nelle isole Ebridi, ma lì in mezzo alle montagne più sacre, perché sono montagne di biblica memoria, in questo cerchio enorme dove non c'era nessuno, dove ho potuto celebrare, cantare, gridare, fare tutto quello che mi veniva, io davvero ho vissuto un'emozione che ancora adesso, a ripensarlo, mi scuote fortissimamente. Tornando alle nostre comunità matrifocali, abbiamo detto che negli alloggi c'era un luogo sacro che era il forno, e l'altro luogo sacro, l'altro oggetto sacro era il telaio. Il telaio era quello a cui lavoravano le donne anziane. Le nonne non si occupavano di creare le ceramiche o di infornare il pane. La loro attività, la loro funzione all'interno delle comunità era quella di tessere i tessuti. E voi dovete immaginare questi telai, ovviamente non potete immaginare dei telai meccanici. Ne ho visto uno, non so se fosse una riproduzione, immagino di sì, perché dubito che una cosa di legno abbia potuto tramandarsi da quell'epoca, dall'epoca neolitica. Probabilmente è stata una riproduzione sulla base di qualche spunto che è stato trovato all'interno degli scavi nel museo di Pietranunze in Romania, che è lo stesso dove Maria di Butas ha fatto, dove sono state messe le più antiche statuette della dea scavate da Maria di Butas. Era una sorta di, erano tre, praticamente tre bastoni di legno messi a ponte, due verticali e uno orizzontale che li univa in alto, e dal bastone in alto pendevano dei fili, delle corde, in fondo alle quali erano legati dei pesi, dei sassi. Quindi praticamente il telaio non era nient'altro che questo, erano tre pezzi di legno uniti in alto con queste corde che magari erano fatte, inizialmente erano fatte di tendini anche di animali per poter resistere di più rispetto alle corde vegetali intrecciate, con questi sassi che dovevano tenere tesi i fili, e poi veniva passato, e questi venivano, questi fili erano praticamente l'ordito, la parte verticale del tessuto. E all'interno di questi, uno sì o uno no, veniva passato, no, io non so con cosa, perché non l'ho visto, ho visto soltanto il telaio in sé, ma avranno avuto anche loro un oggetto per passare il filo come trama. Quindi un filo sì o uno no, se qualcuno di voi sa tessere, sa che funziona così. All'interno dei fili dell'ordito messi tutti quanti in fila tesi, si passa un filo sì, un filo no, la trama, e si creano i tessuti. Chiaramente per tessere tessuti che servissero per vestire, immagino che venissero usati fili di lana, sì, di lana, insomma, o di pelo comunque di animale, anche per l'ordito, mentre magari i tendini oppure materiale di tipo vegetale per fare le stuoie o le cose per le cavalcature, non saprei, adesso io sto immaginando. Sta di fatto che le donne anziane tessevano, e il tessuto non era semplicemente qualcosa che serviva a coprirsi, a vestirsi, a coprire le tavole o a sedercisi sopra. Il tessuto era anche quello un'azione sacra come la ceramica. Perché? Perché nell'azione della trama e dell'ordito c'è il respiro, c'è la creazione dal nulla, mettendo insieme trama e ordito, cioè inspiro ed espiro, si crea la vita, si creano le forme. Immaginate che la dea Sole, la dea Amaterasu, che è la dea Sole nipponica, ne abbiamo parlato nella prima lezione, tesseva, aveva un'enorme sala con centinaia di telai nei quali lei tesseva i kimoni. Quindi la tessitura è da sempre associata all'attività
della dea nel suo aspetto di creatrice, ma di creatrice partenogenetica, non di creatrice che ha bisogno di essere inseminata da un maschio. Quindi la tessitura era considerata assolutamente un'azione molto sacra e molto rituale e veniva fatta in quest'ottica di creare i tessuti, ma di celebrare la vita attraverso un'azione rituale che la rappresentasse, una pantomima sacra. Inoltre, le donne anziane, quelle che tessevano, tessevano anche le relazioni. Quindi le donne non più mestruate, che non avevano più quindi, gli scompensi ormonali che potevano influire sui loro stati emozionali, sui loro stati umorali, erano coloro che guidavano le comunità, i cerchi di anziane, proprio nel vero senso della parola. Quindi i cerchi delle donne non più mestruate si riunivano periodicamente e discutevano dei bisogni della comunità. Tra 40-10 minuti finisce la sessione, possiamo rientrare usando lo stesso link, come abbiamo sempre fatto. Perché tessevano le relazioni? Perché avendo un umore stabilizzato, in quanto non più soggetto agli sbalzi ormonali che venivano dalle mestruazioni, erano probabilmente considerate più equilibrate, più stabili, più sagge, più assennate, e questo comunque è abbastanza vero, cioè con l'età arriva una sorta di saggezza, di equilibrio, anche nei casi più difficili come la sottoscritta, che per avere un minimo di equilibrio ha dovuto arrivare quasi ai 60 e comunque sono proprio sotto la soglia, appena sopra la soglia del minimo, perlomeno stando a quello che dice la mia famiglia. Quindi queste donne anziane si riunivano in cerchio e discutevano. Discutevano di cosa? Delle necessità della comunità, di come di ridistribuire i beni in maniera che ogni nucleo familiare avesse di che necessitava. Sappiamo che il matrimonio, come lo intendiamo noi, all'epoca non esisteva. Esisteva quello che viene chiamato matrimonio di visita, ossia le figlie erano solo della madre e appartenevano al clan della matriarca, quindi appartenevano al clan della donna. E le uniche figure maschili che influivano sull'educazione dei bambini e delle bambine erano gli zii materni. Il compagno, che poteva anche cambiare nel corso degli anni, perché il matrimonio come contratto non esisteva, il compagno se ne tornava al clan di sua madre a fare lo zio. Quindi ricordiamoci che in epoca matrifocale erano le donne che guidavano, eh? Quindi le anziane guidavano le comunità, le guidavano senza pensare al proprio tornaconto, senza mai accumulare beni per se stesse o per la loro cerchia familiare ristretta. Il concetto di accumulazione, di capitalizzazione non esisteva, o di appropriazione non esisteva. E difatti non hanno mai trovato tombe risalenti a quell'epoca che avessero dentro beni in misura maggiore o più preziosi di altre tombe. Sappiamo, l'abbiamo detto la volta scorsa, che i corpi non più abitati da anime venivano lasciati agli avvoltoi perché gli spolpassero. Sappiamo che questo è il motivo per cui la dea nel suo aspetto di anziana si chiama dea avvoltoio ed è considerata la più sacra di tutte le manifestazioni della dea. E che le ossa spolpate venivano messe poi, venivano ricostruite le posizioni fetali con le ossa e venivano messe in fosse comuni. Non hanno trovato oggetti di valore, tranne qualche oggetto rituale, ma che poteva essere qualche conchiglia, qualche ciotola. Non c'era proprio il concetto di farsi seppellire con cose preziose, e questo è qualcosa che poi è arrivato con le invasioni, guerriere. Ecco, ho quasi terminato, ormai mi manca poco e dopo rientriamo e facciamo la nostra meditazione. Vorrei, ecco, ricordare che in quest'ambito e a queste civiltà matrifocali che noi dobbiamo far risalire tutto il megalitismo, quindi i dolmen, i cromlech, i cerchi di pietre,
i cairn, i tumuli, le allee, i menhir, risalgono tutti quanti all'epoca in cui erano le donne che guidavano le comunità. E non, quindi cioè, ci sono, a mio avviso, buone possibilità che questi templi megalitici non venissero eretti con la forza bruta muscolare, ma che quelle comunità conoscessero, fossero in grado di sfruttare certe leggi dell'antimateria, secondo me, per cui, come dicono all'isola di Pasqua, i menhir andavano al loro posto volando. Ecco, l'ultima cosa, allora la sciamana chi era? Era la matriarca, cioè la donna più anziana del clan, che era la più rispettata, perché era quella che aveva più esperienza, più figlie, e che lasciava la sua eredità alla figlia minore, quindi la figlia minore ereditava anziché il figlio maggiore, poi come nel patriarcato, le donne più rispettate erano quelle più povere, perché vuol dire che erano quelle che avevano più donato. Non venivano onorate le persone che conservavano per sé i propri beni, ma quelle che donavano il più possibile. Più una persona era povera, più veniva onorata, perché voleva dire che aveva donato tutto quello che aveva e non aveva tenuto niente per sé. Quindi la matriarca, alla fine della vita, o quando nasceva un nuovo corpo, era colei che invitava l'anima di un antenato, di un antenato a ritornare nel clan e, come dire, reincarnarsi in quel corpo. Questa era la sciamana originariamente. Quindi il concetto di caccia all'anima rubata dagli spiriti cattivi, quindi di malattia come causa dell'anima rubata, non è matrifocale, perché sappiamo che a quell'epoca non esisteva il concetto di malattia, di morte o di furto. E soprattutto non c'erano poteri attribuiti ai membri maschili dei clan. Quindi il potere, tra virgolette, il potere nel senso di esercizio di una. Non mi piace la parola potere, ma esercizio di un'autorità, diciamo, di un'autorevolezza, era esclusivamente una questione femminile. Quindi la sciamana era la matriarca, era colei che invitava le anime delle antenate e degli antenati a tornare nel clan. E niente più che questo, quindi per forza la sciamana doveva essere donna. Quando io sono stata in Cile a cercare una maci, c'è stato un momento della mia vita in cui io desideravo avere conferme alle mie percezioni, a quello che intuivo, e non trovavo testi, non trovavo nessuno con cui confrontarmi su questo. Questo succedeva un bel po' di anni fa. Improvvisamente sono venuta a conoscere l'esistenza delle Maci. Le Maci sono le donne medicina del popolo Mapuche, che è uno dei popoli nativi cileni, del Cile, ossia della Araucania, delle regioni della Araucania e del Biobío, nella fascia medio-meridionale del Cile. E sono andata a cercare una Maci per poter chiedere a lei, per poterle raccontare quello che mi succedeva e chiedere a lei se, secondo lei, quello che mi succedeva poteva essere definito sciamanico, tra virgolette, se quello che facevo poteva essere parte di un rituale, di un ricordo, di un risveglio di memoria. E finalmente, dopo averla trovata, dopo, insomma, varie vicissitudini che, per chi è interessato, potete leggere sui miei articoli, un mio articolo Viaggio in Cile, dove ho raccontato tutto, ma insomma, qui mi interessa dire che ho chiesto alla Maci come mai a Santiago del Cile mi era stato detto che i Maci erano maschi omosessuali vestiti da femmine che mimavano, imitavano le gestualità delle femmine. E lei mi ha risposto che era una stupidaggine enorme, perché solo le donne potevano essere maci, tant'è vero che la statua che rappresenta il popolo Mapuche a Pucón, capitale dell'Araucanía, è una maci, è una donna maci, quindi il popolo Mapuche viene rappresentato da una donna medicina, che viene definita maci, e lei mi ha detto solo le donne possono essere maci, perché solo le donne
sono in contatto con lo spirito della dea, della natura, della grande madre, attraverso il loro utero.